Telefono dopo e all'amministrazione comunale, oggi vi portiamo alla scoperta di un angolo del nostro paese e di una attività del nostro paese che non tutti voi forse conoscete. Ci siamo fermati qua perché questa è la fontana pubblica più vecchia di Sogno. Chi di voi ha voglia di venire a leggere la data di costruzione? Vieni, dai, che c'è scritta qua. Vieni, Manuel. Allora, cosa c'è scritto qua? Vediamo qua. Nel 1798. Nel 1798, poi sotto è scritto in latino, fecit opus. Vuol dire è stata fatta questa fontana. Vi ho detto è la fontana pubblica più vecchia di Sogno. Perché in realtà a Sogno esiste una fontana, ma era privata, molto molto più vecchia. Chi è che può immaginare qual è questa fontana più vecchia, fatta prima del 1700, che abbiamo ancora oggi? Qua nel castello. Bravissimo, quella che c'è dentro nel castello. Ecco, questa noi vi abbiamo portato le foto del castello. Allora vedete, all'interno del castello c'è la fontana del Milano. E il castello di Sogno era uno dei cinque castelli che aveva l'acqua corrente al suo interno. La zona che arrivava al castello fino a un centinaio, forse meno, di anni fa era così. Vedete? Bisogna alzare la porta. La strada non era asfaltata. Se no non si vede, non si vede qui. La strada non era asfaltata e c'erano le vigne. Tutto era coltivato. Lo vedete tutti? Questi sono dei militari che sono andati a fare gli addestramenti a Vesei e sono scesi lungo la strada centrale di Sogno. Allora, noi adesso qua vediamo scorrere l'acqua. Quante cose sapete che si possono fare con l'acqua? Cosa facciamo con l'acqua? Lavarsi, cucinare, cucinare. Lavare le mani. Poi cosa facciamo ancora con l'acqua? Farsi il bagno. Coltivare, certo, bravissima, coltivare. Adesso io vi dico delle cose particolari. Con l'acqua si fa l'energia elettrica. Quelli di voi che sono già venuti con noi, siamo andati alla centrale, vi ricordate? Forse adesso fanno quarta o quinta. E la sua, la centrale, abbiamo visto che con l'acqua si produceva l'energia elettrica, quella che fa accendere i lampioni lungo la strada, ma anche quella che fa funzionare tutti gli apparecchi che abbiamo a casa, dove infiliamo una presa di corrente per l'utilizzo. E poi una vostra compagna ci ha detto l'acqua serve per coltivare. Effettivamente la vita senza acqua non esiste, per cui non cresce una piantina, non cresciamo noi, non crescono gli animali, non potremmo mangiare, dunque non potremmo vivere senza l'acqua. D'accordo? Adesso Patrick vi fa vedere qual è la parte di acqua che viene utilizzata nell'agricoltura, quello che è nella terra, magari cresce, e questo è più che addormenta e muore, perché se non ha l'acqua non può vivere. Adesso andiamo un po' a scoprire come è nata l'agricoltura. Allora, sicuramente lo sapete già, gli uomini primitivi mangiavano quello che raccoglievano, le vacche, le erbe, quello che trovavano, cucinavano oppure mangiavano il frigo così. Poi hanno scoperto che si poteva coltivare, piantando dei semini, si poteva ottenere la pianta grande, da questa pianta si ottenevano altri semini e il ciclo della vita continuava. Però io vi ho appena detto che serviva l'acqua, che serve l'acqua per coltivare. I nostri uomini primitivi e gli uomini che erano già agili poi nell'agricoltura aspettavano la pioggia perché non conoscevano altri sistemi per
portare l'acqua nelle loro coltivazioni. E quando non pioveva cosa facevano? Facevano gli indiani la danza della pioggia, perché in pratica pregavano le loro divinità di far piovere, di far scendere la pioggia sulla terra. Io vi dico che cosa succedeva in Scozia fino a una sessantina di anni fa, alla fine di luglio, quando era tutto secco, c'era una grande altura, non pioveva, non pioveva, anche gli abitanti di Scozia pregavano una loro divinità. Non ho tanto avuto tempo di prepararmi, comunque. Allora, il consorzio, come ha già detto Sandra, è nato nel 1929 con un atto notarile del notaio che va, vabbè, questi sono... Perché questo? Perché vi dico questo? Perché quando uno preleva l'acqua da qualche parte, non può farlo così a casaccio, deve avere l'autorizzazione da parte, beh, io dico dello Stato, no? Di un ufficio, di qualcuno che autorizzi il prelievo di quest'acqua, perché se no succederebbero delle guerre enormi, no? Quando uno ha bisogno dell'acqua lo prende, poi magari c'è quell'altro, disastro. Quindi nel 1929 è stato fatto l'atto notarile, poi nel 30 il re, c'era ancora il re Vittorio Emanuele III, se non sbaglio, ha dato l'autorizzazione, ha scritto al consorzio di Issogne che poteva prelevare l'acqua. La prima acqua che è stata prelevata è quella che viene giù da Vesei, che è il torrente Bocquei, che tra l'altro è un nome brutto da scrivere perché è difficilissimo. Allora lì hanno cominciato a prendere l'acqua che arriva dove c'è adesso la centrale e fare due deviazioni, una verso Fiorar e l'altra verso Istogne. Allora c'erano ancora dei tubi, si usavano in cemento all'inizio e poi in ferro.
lì è stata la prima opera fatta dal Consorzio di miglioramento fondiario. Poi pian pianino, visto che c'era necessità di acqua, perché giustamente, come ha detto Sandra, senza acqua non c'era agricoltura, pian pianino si è cominciato a fare altre vasche. Allora, questa che vedete è stata fatta circa 50 anni fa ed è una vasca che è in fondo alla cascata, adesso non so se la andiamo a vedere, sì. Circa 50 anni fa, una vasca che è stata costruita prelevando l'acqua dalla cascata. Qui purtroppo il problema era enorme, perché di acqua qui non ce n'è tanta, soprattutto d'estate, quando ormai la neve è sciolta, di acqua non ce n'è più, quindi bisognava assolutamente cercare di collegare l'impianto di Vesè con l'impianto qui di questa zona per comunque garantire l'acqua. Poi è stata fatta, allora ci sono sei vasche in tutto, c'è la grossa vasca di Scialame che viene giù dalla Val, mi confondo, Scialame. E lì, ecco, come vi dicevo prima, che bisogna avere il permesso per prelevare l'acqua, perché dentro quella grossa vasca preleva il consorzio di Sogne, poi c'è il consorzio di Chandoprà, una parte, e poi una parte la prelevava l'impresa, Fogliolena, per fare l'energia elettrica, aveva in fondo una centrale per fare l'energia elettrica. E chi stabilisce quanta acqua può prendere il consorzio di Bocquei, quello di Chandoprà e quello per la centrale elettrica? Ecco, ancora lì bisogna fare delle domande, delle procedure, poi in base al territorio, in base alle necessità, lo Stato, io chiamo Stato, però, stabilisce quanta acqua ognuno di questi consorzi può prelevare. A questo punto abbiamo fatto una tubazione che arriva adesso ultimamente fino giù ad Echalò. Quindi, ecco, bravo. Tutta la parte quindi vicino alla Dora, a partire da Mure fino a Echalò, è bagnata da Scialame. Fino al campo sportivo l'impianto è gestito manualmente. Cosa vuol dire? Che quando uno ha bisogno di bagnare i prati, apre la lancia, voi sapete cosa sono la lancia, apre la lancia, bagna il prato e buonanotte. Dal campo sportivo giù a Echalò invece c'è l'impianto automatico, cioè c'è un computer che, una volta programmato, stabilisce quale zona deve bagnare, per quanto tempo e quante volte alla settimana. Quindi quella viene fatta automaticamente. Tutte le notti parte un gruppo di lance, dura tre ore, poi spegne quella, ne apre altre fino ad esaurimento. 700, se non addirittura prima, questo metodo di divisione, di suddivisione delle acque esisteva e si chiamavano le esegance. Praticamente ci sono, ancora adesso si trovano negli archivi, dei libri su cui c'è scritto e indicato chiaramente quante ore di acqua ha bisogno un pezzettino di terra. Perché non è che tutta la terra deve essere bagnata 24 ore al giorno, tutti i giorni. Dipende dal tipo di coltivazione che c'è su quel territorio. E all'epoca, ma questo diciamo fino a una cinquantina di anni fa, quando si comperava un pezzo di terra o si ereditava un pezzo di terra, sul lato, quello di cui ha parlato anche Ezio, cioè le cose pubbliche che dimostrano quel terreno è mio, quell'acqua posso utilizzarla io, venivano compilate da un notaio, di modo che non ci potevano essere discussioni tra i vicini, tra i confinanti. Perché comperando un pezzo di terreno c'era scritto il nome del terreno, di quanti metri è ampio, chi sono i confinanti, ma soprattutto c'era scritto ha diritto a un'ora di acqua tutti i mercoledì dalle 8 alle 9 di sera.
e questo era fortunato. Pensate a quel poverino che aveva diritto a un'ora di acqua dalle 3 alle 4 del mattino. Allora, questa persona che aveva diritto all'acqua per bagnare quelle piante da frutta, alle 3 alle 4 del mattino cosa faceva? Si alzava e andava a prendersi l'acqua. Si diceva proprio così in patois, un prenne leve. E quello che aveva bagnato dalle 2 alle 3, che cosa faceva? Le due nuove leve. Ma se quel poverino si era addormentato, che cosa poteva anche succedere? Che un quarto d'ora prima il contadino diceva, ma dai, così vado a letto alle 4 meno un quarto anziché alle 4, gli faceva un'altra operazione che si chiamava virei e leve, cioè girargli l'acqua e portarla dove? Portarla sul suo appezzamento per bagnare. Adesso noi andiamo a vedere la piscina dei castagneti. Io sono un po' vecchietta, sapete, sono nonna, qui c'è la mia nipotina. A me non piace chiamarli castagneti, io lo chiamo ancora il King de Vevaux. Cosa vuol dire il King de Vevaux? Che cos'è il King in patois? Diciamolo pure, è sedere. E sedere dov'è? È in fondo alla schiena. La schiena com'è? Diritta. Com'è la cascata lassù? Diritta. E in fondo cosa c'è? Il chi del... come si chiama quello? Rivù. Dunque è il sedere del rivù. Perché l'acqua cade diritta e poi si siede. Si siede e hanno fatto la piscina. Nella piscina l'acqua è seduta, tranquilla. E là dove è seduta il consorzio di miglioramento ha fatto le derivazioni. Come si chiama quella? E in fondo siamo al... bravissimi. Andiamo.